Tutti gli anni facciamo un open day rivolto alla cittadinanza che si vuole avvicinare alla protezione civile in generale, non solo alla nostra del Cibil Gammattei, ma informazioni a 360 gradi su quello che è la protezione civile. Non tanto i servizi che dà il Cibil Gammattei nella città, perché quelli non fanno parte di protezione civile, ma la realtà della protezione civile, l'intervento immediato per quello che riguarda la nostra associazione. Dopodiché, per mantenersi, la nostra associazione ha la necessità di avere delle convenzioni, ha in essere delle convenzioni con il Comune di Fano e con altri soggetti, per cui servono sempre volontari. Quest'anno sono usciti tre volontari per raggiunta età, sono sempre con noi ma non possono fare i servizi perché non sono più assicurati, in pratica la legge non glielo permette più. Qualcuno che ci lascia, qualcuno che cambia lavoro, qualcuno che ha delle esigenze diverse, quindi ogni anno la nostra associazione ha bisogno di un ricambio su una decina di volontari all'anno. Questo è il momento giusto, in pratica, perché apriamo le porte a tutti quelli che hanno un'intenzione di avvicinarsi a fare volontariato presso la Protezione Civile o a conoscere che cos'è la Protezione Civile. Mercoledì 7, nell'area Codma, qui all'interno dei nostri uffici, apriamo le porte, quindi le persone che vogliono venire, daremo quelle informazioni che talvolta vorrebbero chiederci, ma non lo fanno perché non ci conoscono, non si fermano dal volontario per strada per chiedere qualcosa. Siamo aperti, appunto, ripeto, mercoledì 7 alle ore 21 presso gli uffici del Codma, lì daremo le informazioni e presenteremo anche che cos'è l'associazione e che cos'ha e che cosa fa.